Vittorio? Ciao Luna, buonasera. Ciao. Ascolta, ma io ho parlato col dottore, ha detto che non suonava qua. No, non questa sera. Ah, ok, perfetto. Domani sera, devo sentirlo per domani Ok. sera. Ah, ok. Pensavo È venuto poco fa. No, dicessi anche per stasera, quindi no, no, niente. stasera i ragazzi si sono organizzati per un DJ set per conto Ah, ok, perfetto. loro. Va E sono bene. già andati? Sono già dentro? Vabbè, comunque loro hanno un Va bene. open bar già Ok. pagato, quindi ci Ah, mettiamo. perfetto. Questa qui, eh? Questa qui, Sì, la ce vedi? l'ho, quella nera. Ciao Conte, come Sì, stai? ce Come l'ho. Allora, stai? Aspetta un attimo. Ok, aspetta. Dimmi. Dicevo, come stai? È Bene, un po' che non ti vedo. bene. Come un po'. È un po' che non ti vedo. Ci siamo lasciati praticamente ieri sera. Tutt'oggi. È di nuovo sera. Aspetta. Eh sì, ero fuori città. Sì, anch'io. Come procede con l'investigazione dei tuoi codici? A posto, mi Ho scoperto che Pepe mi ha sparato. Come hai scoperto che Vedi, Pepe ti ha prova di sparato? 20, Luna, Che vuol dire sta cosa? compresa la roba, vado Che a casa via, eh. sua io sono finito in coma. A causa di Pepe in coma? Una persona che ti lascia sanguinante. A Paleto. Ragazzi, io vedo che Cosa? la gente lì sta aspettando. Forse vuole che gli diciamo che possono andare? Comandante, buonasera. Salve. Salve. Capitano. Salve, signori. Capitano, quando Salve. vuole la mia sciabola è sempre a sua disposizione. Oddio. Ragazzi, stavo qui anche prima, vi ho dato da mangiare fino adesso, eh. Sì, Ma ma sempre con questo io. Oh, stile ok. Con incredibile. questo stile è Ok, bellissimo. ho smontato dal servizio e vi ho aggiunto in abiti informali, quindi. La prego, mi può dire tonno nostromo? Certo, tonno uno stomo. Mamma mia, lei è il mio idolo. Lo tagli con un guissino, anche se Ma quello lei è era un un'altra. numero uno. Numero uno, Se una sì. volta passa da Sandy perché boh, sbaglia strada, io fermo da Ma bere. no, quelli che sbaglio strada, vengo volentieri. Qualche male modo me Eppure un la panino con batto. satizzo, offro io un panino con Venga là in media, Tra capitano. Va l'altro, bene, passo voglio da tutti, signori. dire, grande Gestisce capitano. questo bellissimo locale, perché è bellissimo, La ringrazio. che siamo stati noi su dei Lost a convincere a fare qui la festa. Dal Ah, capitano. vi ringrazio, Avete è visto? stato un Sì. onore. Infatti, spero abbiate letto sul giornale, siete tutti quanti invitati all'inaugurazione di domani del Bravo, Luxor, domani domani c'è sera 10. l'inaugurazione, Sì, ragazzi. però E quindi ecco. Salve ragazzi, come Salve. state? Tutto bene, lei? Voilà. Tutto bene, dai. Ciao, Caronte. Come va? Tutto bene. Alla I signorina soldi ci sono? piace vestire di classe. Vabbè, abbiamo pure l'inaugurazione del Luxor, quindi ci sta, dai. Ok. Caronte, no, mi avevano detto che venivi con Luna. Parlo con voi. Volevo chiederti se hai visto per caso il teppistello. Allora, io lo voglio. Non è che lo voglio prendere perché lo devo ammazzare, fare, dire, assolutamente. Però lo devo prendere per insegnargli un pochettino l'educazione, tutto qua. Vedi, come vedi, siamo quattro persone, gli altri sono tutti a lavorare. Quindi. Vabbè, com'è 5? Anzi, no, conta 5, anzi, devo dire la verità, perché di te mi fido. Ce ne sta uno sparso chissà dove, manco lo so io. Gli ho detto vai a fare la vedetta e manco so dove sta. Infatti mi inquieta un po' questa cosa. Mi Ma fa quello, sentire vabbè. osservato. Vabbè che non ti. Vabbè, è meglio, no? A che ora è l'inaugurazione del locale? In teoria tra 10 Tra minuti. 10 minuti, esatto. Vabbè, lo possiamo fare pure dopo. Sì. Se voi Quando siete in città volete. lo facciamo pure dopo. Sì. Più che altro un favore che. Cioè, io ho chiesto se servisse insegnare educazione a questo tipo. E mi hanno detto. Se lo fai sarebbe un'ottima cosa. Chiaramente vacci leggero, però leggero fino a un certo punto. Detto questo, va bene, io allora vi lascio fare la vostra festicciola. Magari Ovviamente siete invitati passiamo. anche voi, eh. Certo, infatti se volete, Chiaramente. ragazzi, a Siete me fa benvenuti. piacere, se venite voi mi fa piacere. Ma se veniamo, signora, lei non ci conosce. Assolutamente sì.
Non ci siamo mai visti. Esatto. Ovviamente. E anche Caronte ci ha mai visto. Quindi certo. Sì, penso che saremo là. Va bene. Speriamo che sia divertente. Poi non so quanto staremo, anche perché, ripeto, abbiamo degli affarucci da fare. Va bene, niente. Va allora bene, ci sentiamo dopo. Certo. Perfetto. Va bene. Va bene. Una buona serata. Ci becchiamo anche a più voi, tardi. Ragazzi. Mi ha detto il dottore che ti sei preso perfettamente. Sono contento di. Sì, ho ricordato tutto. Bene. Ho ricordato tutto. Mi sono ricordato di te, sai come? Come? Aspetta, alzati un attimo, perché non sono sicuro al 100%. Puoi toglierti la giacca e la camicia? Girati. Allora sì. Che cosa? Ho ricordato bene. Il tatuaggio? Diciamo che ieri stavo girando per la città e ho visto una persona che aveva il tuo stesso tatuaggio. Uguale, identico. Ah sì? Ma hanno fatto il tatuaggio? No, penso che lo stesso tatuatore sia un pezzo di merda che tatua le stesse cose a tutti. Ha venduto il mio disegno? Penso proprio di sì. E come ho visto quel tatuaggio mi è venuto proprio un flash e mi sono ricordato tutto. Cioè, poca miseria, ti ho portato in giro per tutta la città, ti ho fatto conoscere gente, ti ho portato al cimitero, ti ho fatto tutto e mi bastava farti vedere la schiena? Beh, caro mio, io ti ringrazio per avermi fatto fare il giro della città, ma tu, cioè, grazie a te ho ricordato dettagli di altre persone, ma non di te. Sì, lo so, chiaro. Ricordi anche quando ho provato a spacciarmi come tuo fratello? Che hai provato a spacciarti come mio fratello? No, beh, niente, non ci sono riuscito, non ci sei cascato. Comunque, ricordo tutto. Senti, ho ricevuto anche la tua mail. Facciamo che mi hai risposto attimo, alla facciamo mail. Il punto. C'è. Tu di chi stavi parlando? Ricordi chi sono i tuoi amici che avevano questo locale? Esattamente, io ricordo perfettamente chi erano quelle persone e sai come ti ho risposto. Quelle persone sono tornate in città? Immaginavo, perché son venute qui vestite in maniera proprio classica e se tu mi dici così io faccio uno più uno e ammesso che quella persona non fosse lui... Comunque lo stile di quelle persone è lo stesso. Poi ti posso anche dire un'altra cosa. È un po' che non accadeva, ma ho visto un personaggio a girarsi con la faccia da pinguino ed è venuto proprio a Lux. L'ha servito pedo, quindi non ho idea di cosa si siano detti. Però, per dire, no? Sono quelle apparizioni un po' così strane. Che è un po' che non si vedeva nessuno girare con la faccia da pinguino. O sbaglio? No, non sbaglio. Se tu mi dici così, allora... Allora, comunque, come dicevo nella mail, queste persone hanno, diciamo, delle pretese su questo locale. Sai bene le persone di questo tipo, come si comportano? Come avanzano le pretese, sì, ne sappiamo qualcosa. Ok. Non so se effettivamente sarà così, non so quando accadrà. Comunque. Noi, diciamo che abbiamo passato già una situazione del genere... Quindi sappiamo, meno sì, male. Io sono dell'idea che forse sarebbe coinvolgere forze dell'ordine piuttosto che cercare appoggio da qualche altra parte altrettanto losca. Tu come la vedi? È una cazzata. Che questa, diciamo, se volete gestirla in questo modo, gestitela in questo modo. Io, ripeto, io... Un consiglio, ti sto chiedendo un consiglio d'amico. Tu come cosa faresti? Come la gestiresti? Io la gestirei non gestendola. Non la gestiamo, cioè, io non, perlomeno, nel senso che bisogna far fare questo, il corso, nel senso, se ste persone vengono qua con delle pretese, ovviamente queste persone devono anche proteggere questa pretesa, no? O sbaglio? Quindi in realtà potrebbe anche far comodo, o no? Tu dici di farmi proteggere, quindi da eventuali altre pretese di terze parti, quindi cioè, vendermi a uno per non dovermi vendere a tutti? Potrebbe essere un'opzione. È da valutare. Potrebbe essere un'opzione, ovviamente io non cioè, so... Cioè tu stai dicendo di non difenderci fondamentalmente, di lasciarci difendere proprio dagli stessi che paghiamo. Beh, in teoria...
da che mondo è mondo, che dovrebbe essere così, non sbaglio. Sì, ma io no, quindi non dovevi difendermi nemmeno con i primi che avanzano la prima richiesta. Questo è il sunto discorso. Secondo te, visto che noi abbiamo le nostre conoscenze, potrebbe essere una cazzata farmi proteggere dall'esatto opposto? Tu vuoi farti proteggere da chi è in guerra con questi? Potrebbe essere una stronzata, ma potrebbe essere anche proprio scaccomatto. Pietro, ci lavoro il rosso. Non lo so, è una domanda. Cioè, nel senso, valutiamo tutte le opzioni. A proposito, tu non sei assunto, lo sai? Non lavori qui. Lo so. Ok, ok. Va bene così? Certo. Ok. Non ho bisogno di soldi. Anzi, aspetta. Vabbè, quindi potrebbe essere una cazzata? In realtà... Beh, è comunque un atto di guerra, quello è chiaro. Sì? No. Lo è. Però o da una parte o dall'altra a quel punto, eh? Beh, ovvio. Tu che ne sai di più e più conoscenza, da quale parte mi conviene stare come Luxor per la mia incolumità, sicurezza e tutto? In una battaglia chi vince con te? Tu devi stare dalla tua parte. Ma io la voglio stare dalla parte potenzialmente di chi vince, cioè non mi va di stare in mezzo a diventare un territorio di battaglia, capisci? Non può essere questo territorio di battaglia. Se mai dovesse succedere qualcosa, ovviamente io, come ho scritto anche nella mail, adesso ricordando, io ho promesso protezione totale, nel senso che però io, Caronte... Ma sì, è chiaro, Caronte, io conto sulla tua amicizia e non metto mai in dubbio la tua parola. Ma capisci che se vengono gente e sono più di 10, tu da solo che cosa puoi fare? Appunto, ci serve... Devo capire un attimo che cosa effettivamente ci conviene fare. Se semplicemente chiamiamo le cose con il loro nome, pagare il pizzo ai primi che arrivano e che avevano appunto quel legame con il locale, oppure pagare il pizzo alla concorrenza diretta. Cosa ti dice il tuo cuore? Se volessi rimanere una persona corretta, probabilmente dovrei rimanere con gli ex proprietari. Perché? Beh, in fondo in un certo senso c'è stato un periodo che si stava pensando di diventare soci. Certo. Se sempre siano loro. Quindi il tuo cuore ti dice questo. Ho detto, non parlo di cuore, parlo sempre a livello logico. Se volessi rimanere una persona corretta... Allora guarda, non ti sto dicendo a livello logico, non ti chiedo il tuo parere a livello logico. Ti sto domandando, cosa dice il tuo cuore? Il mio cuore vuole ubriacarsi e non pensarci, non vuole pagare il piso cazzo di nessuno, Caronte, va bene? E allora non farlo. E allora cosa faccio? Chiamo la polizia e mi metto a fare la guerra alle mafie? Scusa, è un tuo diritto, no? Vivere liberamente. È un diritto di tutti. Porca miseria, questa doveva essere una festa, sta già diventando stressante. Ma è una festa, no? È la festa di inaugurazione del locale. È il locale a cui volevi tanto. L'hai ottenuto. Sì. Goditelo. Goditi la festa. Ma è colpa tua, sei tu che mi stai venendo qui a fare tutte queste domande, tutte queste cose, mi stai facendo pensare ai mafie, ai pizzi, Caronte, mandiamo questa discussione un altro giorno, va bene? Oggi sono indisposto, basta. Dammi un bio rosso, ti ho detto, per favore, voglio tornare felice. Dai una bere, fallo contento. Oh, che buono. Scusatemi, direttore. Buonasera. Chi è il direttore del posto? Salve, sono io. Sì, io sono il direttore mentre lui è il vice. Ok, noi abbiamo portato qui un parroco per benedire il locale per l'inaugurazione. Per onorare questa inaugurazione. Vorremmo questa sera l'attenzione di tutti gli invitati per qualche minuto per fare la benedizione, se per lei non è un problema. Ma sullo yacht intende?
O dove ci sono tutti? Dove sono tutti gli invitati? Sono tutti sullo yacht, signore. Allora, noi andiamo sullo yacht, però vorremmo rispettare il silenzio finché il nostro parroco qui benedica il locale, se per lei non è un problema. Che devo dirle? Se volete prendere parte alla festa, benedendo il locale, chi sono io per fermarvi? Volete l'assaggio della casa? Direttore, cazzo, lei dovrebbe essere a favore della benedizione del suo locale. Per l'appunto, era per dire, cioè, esattamente. Quindi, dovrebbero fermare la musica per un minuto, tutti riunirsi intorno al parroco e lui fare la benedizione. Ma è un vostro bene, perché senza benedizione potrebbero... No, questa. Senza benedizione potrebbero succedere dei brutti disguidi. La benedia, benediamo il locale, forza, andiamo ragazzi. Ehi. Ma ste maschere? Caronte, la vuoi sapere da cosa sta, no? È appena salito sullo yacht un parroco. Un parroco? Un parroco. Proprio un prete? Vestito da... cioè, proprio da fate. Sicuro, io non vengo macellato. È un prete proprio? E indovina con chi stava? Okay. Bianca Eleganza? No, c'è solo un prete in città. Che ti devo dire? Infatti io pensavo fossi tu, ti dico la verità. Scusi signora, lei è il proprietario? Sì signore. Posso dire una cosa? Certo. Ma è normale che la gente entri e rimanga mascherata dentro il suo locale? In realtà La guardia del corpo, sempre che sia la guardia del corpo, cammina con una 9 mm in mano? No, lo sa che se viene la polizia le fanno chiudere il locale, signore? Lo so. Dovrebbe girare con un taser. Se lei è il titolare, io direi che insomma vada di là. Innanzitutto la guardia del corpo non può stare con la maschera, perché è un cittadino come tutti gli altri. Poi, altra cosa, ci sono tantissime persone con la maschera vestita da militare. È una festa di inaugurazione o è un esercito militare questo prossimo? Lo so, signori, sono d'accordo. Però cosa posso fare? Io sto facendo l'accoglienza. Se poi passata il desk si mettono la maschera, adesso farò un giro e cercherò di... cioè, improvvio le persone. Certo, signore, ma lei è... comunque la ringrazio per la segnalazione. Certo, assolutamente. Salve, ragazzi, posso chiedervi di levare la maschera quando siete all'interno del locale, gentilmente? Assolutamente sì. Ragazzi, quando ritorneremo lo faremo. Va bene, ragazzi. Ciao. Arrivederci. Pepe, mi raccomando, levati la maschera e non usare armi da fuoco. Ma levati la maschera. Sì, fatto, tranquillo. Sì, c'hanno già i camerieri che sono già arrivati e tutto. Comunque per la sicurezza di tutti, signori, le persone mascherate e armate se ne sono andate. Vi ringrazio. No, vabbè, non è che dovevano andarsene via. No, io ho sollecitato la questione e loro poi hanno detto... Però vabbè, capisce, andiamo. Che se... signore, una volta avevo un passamontagna dopo essere venuto in moto in un locale, sono entrato senza togliermelo, mi hanno fatto un casino della Madonna, quasi quasi chiamavano la polizia. Se devo venire in un locale, signore, di usso come questo e vedere gente che insomma va in giro con pistole, va in giro con maschere come se fossimo, non so, capito cosa intendo? No, è chiaro, cioè, hai ragione. Non mi sento sicuro, sia qualcuno quant'altro, però avendo una famiglia non voglio avere le palle rotte delle teste di bronzo, non so come chiamarle, perché... Sì, ma la capiamo, infatti abbiamo cercato di risolvere la questione. Capisce che eravamo infastiditi dalla presenza di tutta sta gente vestita come se stessero andando in guerra. Sono... Una domanda, certo. Si può fumare? Certo che può fumare, sì, sì. Lo che le petto. Ritorniamo là allora, non c'è problema. Sì, assolutamente. Come sta andando da queste parti? Ok. Ce n'è inventario una marea, rifornito. Grazie, beh. Ragazzi. Un boato di gente. Cioè. Oh, che bello! Ciao, splendidi. Salve, bellissima. Ciao. Mancate, no? Come ti manchiamo? Siamo qui, siamo tutti insieme. Lo so, però quando non ci siete voi nelle vicinanze mi sento un po'... Luna, andiamoci a fare un ballo così, sfrenato. Aspetta, me ne accendo una, finisco e arrivo, Sì. Viva il Luxo! Tanti auguri a noi! Allora, guarda, alzate un po' le corde, raga, fate quello che dovete fare. Io sto, guarda, mi metto qua. Ma che te fai una sega? No, con gli occhi ben spalancati, voglio vedere questa scena, dai. Vai, dobbiamo recitare, dobbiamo farlo sorprendere. Io non so. Ah, ok.
Vai, vai. Vola su sto cazzo, Joy, vai. Dai. Un attimo. Eccolo là, bravo. Ma, raga, io pensavo di vedere la scena di un famoso film, ma... No, tu ti stai a fare una sega, quello è il problema. No. Sto solo guardando un film. Ok, a posto? Ma no, raga, io il film che conosco io non è questo. Ah, no? Eh no. Ah, vabbè, ho capito. Orca madonna. Scusami. Si sente? Sì, a te sì, Renato, no? Oh, mi senti? Adesso sì? Meglio sto un filastro, calmo. Jack, ma... questa sensazione... È il cazzo, Rosa. Sei così romantico. Ma... Sì. Hai visto? È proprio... Guarda, al giorno di miele, vedi? Guarda, guarda. Come ha? Che senso? No, è un'esperienza mistica quella che sto provando. Vai. Vai. Dai, Maro, hai visto? Un attimo, mi chiamo? Hai see me? Ma come ti chiami? Sti cazzi. Ma intanto che stiamo a fare cose ti chiamano? Sì. No, mi sono offeso. No, Jimmy mi ha detto che ci guarda. Ma ragazzi, no, mi sono offeso. Ma come? Ah sì, quello sta al telefono mentre... E vieni, eh. Annaggia, Gesù. E c'è, qua, c'è il film in azione, ragazzi, voi? No, mi sono scese le palle. Jack, beh... Ora... Oh, vaffanculo.